Buonasera amici telespettatori, bentrovati come ogni giovedì con i fatti nostri. Questa sera parleremo di un argomento molto interessante, intanto buonasera Rosalinda, Buonasera. ovvero giovani e politica, giovani, ovvero giovani e politica nel territorio, insieme qui ad alcuni ragazzi proprio che si sono impegnati in prima persona, che hanno scelto di occuparsi di cosa pubblica. Parleremo proprio del momento difficile per tutta l'Italia, per la Sicilia, ma in particolar modo per questo territorio che purtroppo, come sappiamo, soffre di tanti drammi, è martoriato dai tagli istituzionali, martoriato da un'immigrazione continua e uno spopolamento che è sempre crescente. Purtroppo questo è un dato che ci fornisce spesso il nostro direttore, Padre Michele Giordano. Questo territorio è l'unico che conosce lo spopolamento anche nella zona costiera, quindi c'è sempre qualcosa che da studiare su questo motivo, su questo spopolamento che non ha una spiegazione logica in questo momento, e dovremmo anche insieme ai nostri amici qua ospiti dare una spiegazione a tutto ciò, e inoltre anche alla mancanza di lavoro e soprattutto di opportunità per i più giovani, e lo faremo qui insieme ai nostri ospiti. Sì, che andremo a presentare subito. Alla mia destra c'è Gianfranco Gentile, buonasera, consigliere comunale di Pettinè e componente del direttivo regionale dell'ANCI Giovani Sicilia. Poi abbiamo sempre alla mia destra Vittorio Alfieri, assessore alla cultura di Caronia, buonasera. Poi abbiamo Giuseppe Salamone, consigliere del comune di Mistretta. E poi abbiamo il giovane Filippo Togaro, presidente del consiglio del comune di Reitano. Buonasera. Aspettiamo Matteo Napoli, assessore al turismo di Santo Stefano di Camastra, che dovrebbe raggiungerci a momenti. Quindi iniziamo Sì, subito e ti cedo iniziamo. la parola, Grazie Peppe. Rosalinda. Diciamo che qua questa sera il territorio è rappresentato per la maggior parte, manca qualche comune, ma ovviamente gli spazi sono pure quelli che sono, quindi cerchiamo di accontentare un po' tutti. E cominciamo con Gianfranco Gentile, con cui abbiamo avuto, si può dire, una stretta comunicazione in questi giorni, proprio in preparazione di questa trasmissione. E vorrei chiederti una domanda specifica. Come mai i giovani, nonostante tutto, devono credere nella politica? Si sa, c'è una sfiducia verso la politica a livello non solo zonale, ma a livello anche nazionale. E soprattutto, perché i giovani devono fare politica in questo territorio? In un territorio come il nostro, che sappiamo spesso offre poco ai nostri giovani. Grazie Giuseppe. Innanzitutto desidero porgere un ringraziamento alla redazione di Telemistretta per dare la possibilità a noi giovani amministratori di poter esprimere le nostre idee, di fare questo incontro, di confrontarci su queste svariate tematiche che andiamo a trattare. Colgo con piacere questa domanda che mi ha fatto Giuseppe in merito. Oggi come oggi c'è un dato, che i giovani siano disinteressati nei confronti della politica, che la politica rappresenta il malaffare, effettivamente abbiamo dei brutti esempi. Però io quello che ritengo che non è la politica che è sporca, non è la politica che rappresenta il malaffare, sono determinate persone poco serie che con i loro atteggiamenti fanno sì che la politica diventi in questa maniera. Adesso, con i numerosi amici che oggi sono qui presenti alla riunione, abbiamo organizzato numerosi incontri, numerose riunioni, e ci siamo sempre prefissati un obiettivo, quello della ricerca del bene comune. Io, come ha detto bene Rosalinda, faccio parte del direttivo regionale di ANCI Giovane Sicilia. Recentemente abbiamo costituito anche un ufficio Europa regionale, che sarebbe una sorta di contenitore dove numerosi giovani amministratori hanno la possibilità di confrontarsi e di analizzare tutte quelle possibilità di sviluppo che ci sono per tutti i territori. Perché sapete, oggi come oggi fare l'amministratore non è semplice. Io lo dico sempre, bisogna sempre aggiornarsi, bisogna sempre studiare tutte le possibilità di finanziamento che ci sono, tutti gli sbocchi che ci sono, perché i tempi sono cambiati, non è più semplice amministrare. Sappiamo bene i tagli che fa il governo nazionale, il governo regionale nei confronti dei comuni. L'ANCI ha sposato in pieno questa battaglia, abbiamo sposato in pieno contrastando l'IMU sui terreni agricoli. Dico, si è arrivati adesso a una via di mezzo, che i comuni parzialmente montani e montani non pagano, mentre pagano gli altri. E
Insomma, tramite ANCI abbiamo portato avanti tantissime iniziative, proprio perché i comuni oggi come oggi sono in ginocchio, i trasferimenti sono pochi e quindi è giusto cercare di analizzare, cercare di portare avanti degli studi approfonditi in modo tale da portare giovamento all'intera comunità. Vedete, io soventemente quando mi capita di parlare faccio riferimento sempre a una frase di Alcide De Gasperi. Alcide De Gasperi diceva questo, che la politica o la si fa o la si subisce. Io ritengo che se noi giovani siamo qui in una giornata come questa a riunirci e a mettere da parte magari altri impegni è perché crediamo in qualcosa, perché ci vogliamo confrontare, perché vogliamo crescere e perché vogliamo fare qualcosa di importante per il nostro territorio che troppe volte viene saccheggiato. Come molto spesso e volentieri questi sono solitamente dei paesi che sono saccheggiati dai voti, dai vari candidati che vengono a promettere chissà che cosa e poi puntualmente non si realizza niente. Recentemente viviamo e siamo qui proprio a Mistretta, un paese che ha subito molto questa situazione. Abbiamo avuto recentemente la chiusura del punto nascita di Mistretta, la chiusura del tribunale, la chiusura del carcere, adesso abbiamo avuto la chiusura del punto nascita pure Cefalù. Insomma, si sta mettendo in ginocchio una zona che così facendo ovviamente moltiplicano i problemi, perché adesso una donna che deve andare a partorire deve fare molti più chilometri con tutte le difficoltà che ne conseguono. Adesso non è che adesso noi possiamo, chissà, dico, non ci vogliamo ergere a salvatori della patria, però sicuramente vogliamo dare il nostro contributo, perché la politica è passione, la politica è impegno, la politica è studio approfondito di tutte le leggi che ci sono per cercare di fare qualcosa per la nostra comunità. Grazie. E a proposito di questo io mi riaggancio anche all'intervento di Gianfranco. Giuseppe, tu sei consigliere da quasi un anno ormai e hai vissuto in prima persona, così come noi, perché lo abbiamo vissuto insieme anche con tutti i cittadini di Mistretta, i drammi della chiusura del punto nascite, quindi il ridimensionamento dell'ospedale, chiusura del tribunale, chiusura della casa circondariale, l'agenzia delle entrate che è stata ridimensionata, insomma tutta una serie di, io le chiamo violenze, stupri, è una brutta parola però è questo, di questo si tratta. Ecco, come si può ancora avere fiducia nella politica regionale, nella politica nazionale, un giovane come può veramente agganciarsi alla politica, che è uno spirito anche di sacrificio per la propria comunità, o meglio dovrebbe essere così, alla luce di tutto quello che è successo e di quello che sta succedendo e che ahimè purtroppo succederà, perché la situazione non sembra migliorare. Ecco, tu qual è il tuo pensiero, ecco, il tuo animus nello spirito di quello che fai come consigliere comunale? Ecco. Intanto grazie per l'invito. Sì, come hai detto bene tu, sono consigliere comunale da circa un anno. E non mi nascondo che essere consiglieri comunali nel proprio paese provoca dei sentimenti contrastanti, penso anche in ognuno dei presenti, perché se da un lato porta ad avere entusiasmo nel cercare di ridare lustro alle nostre comunità, dall'altro lato provoca un senso di paura dettato da... perché quotidianamente ci si va a scontrare con una burocrazia pesante, asfissiante, e poi con un'attività legislativa che, anziché rafforzare e sviluppare i comuni che sono il lievito, la linfa, la benzina di ogni nazione, provocano un depauperamento continuo e asfissiante. E da qui ci si sofferma a dire ho fatto bene, ho fatto male, però quantomeno io dico tentare, perché mi piace ripetere una frase: chi fa può anche sbagliare, ma chi non fa sbaglia comunque. Esatto. Quindi almeno tentare, almeno dire ci ho provato. Esatto. E poi perché la realtà dei nostri paesi, come hai detto tu, è questa: ci stanno, anzi già hanno tolto tutte le istituzioni presenti nel nostro territorio, altre sono in bilico,
Ci abbiamo provato, come hai detto poco fa, io non dico di essere stato il principale fautore del movimento F251, ho collaborato con, sì, ho dato il mio contributo, ci abbiamo provato, abbiamo portato in piazza tutta la popolazione, ma non ci siamo riusciti purtroppo, la realtà è questa, però questo mi ha fatto capire molto, cioè fare politica non vuol dire solamente essere consigliere comunale o assessore o sindaco, perché come diceva, se non ricordo male, Paolo VI, la politica è la più alta forma di carità che si può sviluppare in vari modi. La politica visibile è quella che si svolge nei partiti, ma c'è la politica invisibile. Intanto è arrivato l'assessore Napoli, prego assessore, può passare, Salve. Non si preoccupi. Grazie assessore. Prego, ma dicevo, Giuseppe, c'è la politica invisibile che secondo me è quella più importante, cioè quella che viene svolta nelle associazioni, nei movimenti, nei comitati, perché no, all'interno delle parrocchie, e quel movimento era tutto costituito da persone che non avevano velleità politiche o di intraprendere carriere politiche, ma persone facenti parte del popolo, persone che credevano di risollevare le sorti di Mistretta. Forme di rivoluzioni più potenti si sviluppano. Dico, dal basso. Il rammarico è quello di non aver cavato un ragno dal buco, però ho visto che c'era un entusiasmo crescente nelle persone. Poi, logicamente, come succede un po' ovunque, quando nasce un movimento corposo, inteso numericamente, la politica poi cerca di mettere il cappello su quel movimento in prospettiva, e purtroppo si è un po' sfaldato, anche se sono convinto che di fronte a una necessità questo movimento infatti il messaggio che vogliamo lanciare anche noi questa sera è proprio quello di non subire passivamente, esatto, le decisioni che vengono sia dalla regione sia da Roma, per cui questo è già importante, certo, il fatto di non subire ma di protestare pacificamente, per carità di Dio, non è che, però già l'abbiamo, vuol dire che chiamata disobbedienza civile, esatto. Già vuol dire che quei nervi sono stati toccati, e certo, cittadino si è sentito in qualche modo partecipe, sì, così come deve essere. Ma di propria iniziativa, esatto, senza essere spronato di fronte alla disfatta di una comunità, e allora tutti si sentono in obbligo di farsi avanti senza bisogno di essere manovrato. Grazie. E in effetti ci vuole sempre quel rigurgito di orgoglio, chiamiamolo così, che ci vuole per forza. Passiamo la parola adesso al giovane Presidente del Consiglio di Retano, Filippo Togaro. Dopo più di 2 anni che ormai tu rivesti questo importantissimo ruolo, come vedi l'evolversi della situazione nella zona, nel territorio? Tu vivi molto la zona, oltre che Retano, sei spesso a Mistretta, a Santo Stefano. E le cose secondo te sono da migliorare, sono migliorate, potranno migliorare? E soprattutto, visto che sei un giovanissimo in politica, come vedi gli interessi dei più giovani verso la cosa pubblica, verso la politica? Beh, innanzitutto buonasera, ringrazio per l'invito, ringrazio l'amico Gianfranco che mi ha tartassato di chiamate per essere qui presente. Ma devo dire che la situazione del nostro territorio ovviamente è una situazione negativa, lo accennava poco fa Giuseppe. Io ho vissuto in prima persona anche la vicenda dell'ospedale, ero consigliere ma più che altro ero cittadino offeso da una politica che è totalmente estranea ai bisogni e alla realtà del territorio. E come realtà ovviamente comunale e di presidente riscontro ogni giorno delle difficoltà nella gestione della cosa pubblica. Si accennava poc'anzi al taglio dei trasferimenti, taglio continuo, taglio che va anche ad incidere su alcuni servizi importanti, vengono messi in discussione persino gli stipendi dei dipendenti comunali, si ha difficoltà a garantire servizi sociali, servizi agli anziani, servizi per quanto riguarda l'infanzia e la scuola. È una situazione abbastanza difficile, spiragli ovviamente, nessuno ha la bacchetta magica per risolvere dall'oggi a domani la molteplicità di problemi che vi sono.
Possibilità di manovra abbiamo solitamente l'unica è attingere alla progettazione dei fondi comunitari. Tempo indietro i giovani amministratori ci siamo riuniti a Pettineo per discutere appunto sulle varie possibilità che le amministrazioni possono avere per quanto riguarda l'ottenimento di finanziamenti in diversi settori, dall'energia al turismo. Devo dire che comunque è difficile in quanto ci scontriamo spesso con una, diciamo, amministrazione regionale che presenta dei ritardi notevoli, col Nord Italia sono evidenti. Facevano riferimento dei dati sconcertanti in quanto regioni come l'Emilia-Romagna, la Toscana riescono a anche spendere il 95% dei fondi comunitari, noi spesso invece le restituiamo a Bruxelles. Certo, la speranza è sempre l'ultima a morire, sono ottimista di natura, speriamo che ovviamente nell'immediato futuro vi sia un'inversione di rotta. Per quanto riguarda la domanda sull'interesse dei giovani alla politica, devo dire che vi è un disinteresse, ma giustificato. È un disinteresse giustificato dai cattivi esempi a cui assistiamo. Da una politica che è totalmente incapace di dare delle risposte alle istanze che i cittadini presentano, una politica sorda che antepone quasi spesso l'interesse personale agli interessi collettivi. E quindi, da questo punto di vista, sono anch'io un giovane antagonista della politica. Infatti, non mi ritengo assolutamente un politico, ma do il mio tempo, le mie modeste capacità al servizio del mio paese e, se possibile, del territorio. Grazie, Filippo. Grazie. Ed è importante anche perché notiamo che ci sono consiglieri giovani, presidenti giovani, è anche un fatto positivo che ci sia stato negli ultimi anni uno svecchiamento nei vari consigli comunali, perché ritengo che i giovani possano dare quella marcia in più che è propria e insita nella loro età, ecco, quindi ritengo che già sia un passo avanti e questa sera noi tireremo fuori il meglio di voi stessi e quello che voi state portando all'interno dei vostri paesi e quindi in tutto il territorio. Vittorio, tu prima che un assessore sei anche un archeologo, perché noi questa sera ci stiamo rivolgendo sì a dei membri dei consigli, insomma a dei politici, ma anche a dei professionisti e quindi questo già è importante. E questo territorio ha un patrimonio storico-artistico che pochi hanno e che purtroppo, diciamolo chiaramente, non sempre è stato sfruttato o in minima parte. Hai mai dato una lettura di questa mancanza? Si può avere un rilancio della zona sfruttando le bellezze storico-artistiche? Ecco, qual è il tuo pensiero e quello che vorresti realizzare anche dal punto di vista professionale? Innanzitutto buonasera, anche da parte mia il ringraziamento a voi, all'emittente, ai colleghi che stasera mi affiancano e un saluto ai telespettatori. Mi è piaciuta molto questa domanda e mi dà lo spunto per dire che quello che io avevo avuto modo di appurare nel mio trascorso e credo anche nel mio presente, nel mio futuro lavorativo, ovvero quello che la storia che noi per primi non conosciamo ci dice, cioè che abbiamo delle radici comuni, che solo mettendoci insieme possiamo andare da qualche parte, perché anche se non è noto a molti, perché non siamo sui testi principali di storia, ma la storia greca, romana, bizantina, araba e normanna si è fatta anche nei Nebrodi, noi ce lo siamo dimenticati ora. Ecco, in parte io ho accettato anche questo incarico politico per cercare da un altro lato, dall'altra parte della barricata, per quel poco che possiamo fare. Io ho ascoltato in maniera attenta e curiosa gli interventi dei miei colleghi, mi hanno preceduto e mi trovo d'accordo su tantissimi aspetti. Non possiamo fare miracoli, però dalla sala dei bottoni, dico, anche se molti di questi bottoni non rispondono ai comandi, vogliamo cercare di risollevare questo territorio. È una frase fatta, la sentivo io quando ero dietro i banchi di scuola e purtroppo mi tocca ripeterla adesso. In Sicilia dovremmo vivere solo di turismo. E il mio rammarico maggiore è che per il mio lavoro mi capita di riscontrarlo quotidianamente, l'amore, l'affetto, la passione, la voglia di conoscere che ci mette chi non è di qua. Su questo territorio a noi manca. Se noi avessimo l'attaccamento che hanno le persone che vengono da fuori,
per i nostri terreni che spesso lasciamo incolti, per le nostre case che spesso lasciamo abitati, per le disabitati, per le nostre chiese che spesso lasciamo chiuse e quant'altro, potremmo vivere solo di turismo, perché non sono proprio i tempi migliori, però c'è gente che ha la possibilità, o anche se non ha la possibilità, se la ritaglia, gira, cammina, conosce i paesi in un turismo che prima non avremmo immaginato. Dico, noi il nostro vino, i nostri prodotti enogastronomici li abbiamo sempre avuti, però adesso vengono da fuori regione per assaggiare il vero suino nero, il buon vino fatto qua, la pasta reale di Mistretta e quant'altro. Non cito tutti i nostri prodotti. Noi che ce l'abbiamo sotto il naso spesso non li sappiamo valorizzare. Faccio un esempio su tutti: non so quanti stefanesi a Natale regalino la ceramica di Santo Stefano ai propri conoscenti, quanti mistrettesi regalino la pasta reale ai propri congiunti e quant'altro. Io da qualche anno ho iniziato a farlo e devo dire che il riscontro che ho da parte di veneti, toscani, francesi e quant'altro è una soddisfazione notevole. Da amministratore, non da solo, non caronia contro tutti, caronia insieme a tutti, vogliamo cercare di rilanciare questo territorio. Chiudo dicendo che vengo da una riunione che è stata molto interessante sui borghi marinari, si è svolta a Sant'Agata. È stato un piacere sedersi al tavolo con paesi come Mazara del Vallo, Capopalo, Portopalo di Capopassero e altri, per cercare di rilanciare un turismo che in Sicilia il mare ce l'abbiamo tutti, però è un turismo mordi e fuggi. Invece col mare, che non ci costa niente perché è sempre stato là, esatto, non ci inventiamo niente, si può fare turismo come fanno in altre regioni d'Italia. Grazie. Grazie Vittorio. Adesso passiamo la parola al nostro assessore Matteo Napoli, l'assessore di Santo Stefano di Camasta, che è sempre un piacere averlo qui tra di noi. Sei un assessore giovane, ti sei spesso impegnato per, non solo per la tua comunità ma anche per il territorio, a creare eventi che destassero soprattutto l'interesse dei più giovani. Del più giovane, affinché anche questi giovani rimangano in questo territorio, spesso vanno in altri paesi più lontani, ma spesso se ne vanno completamente. Secondo te, perché le nuove generazioni non sono state mai agevolate in questa zona? Soprattutto ci troviamo in un territorio in cui la popolazione è composta, lo dicono i dati, da gente più anziana e pochi ragazzi, pochi giovani. Forse perché la politica non ha scommesso nel futuro proprio in questa zona, o c'è qualcos'altro? Ma sicuramente è un'analisi da fare. Intanto ringrazio Gianfranco per l'invito, Telemistretta insomma, che mi ospita questa sera, e i telespettatori che saluto a casa. E, insomma, è una domanda ovviamente complessa che è difficile, a cui è difficile poter rispondere in pochi minuti. Certamente è un fenomeno preoccupante che è sotto gli occhi di tutti, e non è neanche un fenomeno nuovo, perché penso che fino anche i miei genitori, appunto, oltre 30 anni fa sono emigrati, e certamente la motivazione principale è la mancanza di opportunità fondamentalmente lavorative, anche a livello di occupazionale. Ed è chiaro che in un momento di crisi di sistema, di crisi dell'Italia, i nostri territori che già sono, appunto, vivevano già un disagio, questo disagio diciamo che è sicuramente forte. È chiaro che dispiace, perché è proprio dai giovani, appunto, che possono partire le energie per far rilanciare e per far ripartire questo territorio. Quando ogni volta che un giovane abbandona la propria terra, io penso sia insomma quasi un dramma, una tragedia, sia familiare sia per la persona stessa, perché comunque non è che spesso ormai oggi come oggi si vada a trovare l'Eldorado quando si esce dalle nostre zone, in cui comunque, volente o nolente, c'è un equilibrio familiare ancora che permette, per quanto magari appunto non si abbiano possibilità lavorative, comunque di essere in un guscio protettivo. Però è chiaro che da parte dei giovani c'è l'esigenza anche di conoscere, e per esempio ora negli ultimi 10-20 anni insomma le persone, gli iscritti alle corsi di laurea sono sicuramente molto di più che in passato, quindi è normale. Ma mentre ritengo sia positivo conoscere altre realtà all'esterno, è chiaro che sarebbe auspicabile che poi queste conoscenze acquisite
all'esterno comunque vengano reinvestite nel proprio territorio. È chiaro che per fare questo ci devono essere delle precondizioni che, sì, è vero, la politica potrebbe dare, è vero che nel passato si è pensato poco a investire sui giovani e al futuro, io adesso conosco magari meglio la realtà stefanese, si è un po' cercato di approfittare dei momenti però senza pensare a quello che sarebbe stato dopo, e ora chiaramente se ne pagano le conseguenze. Adesso trovare soluzioni in pochi passaggi non è facile, però è chiaro che quello che io cerco di fare è quello di coinvolgere il più possibile le realtà giovanili. Io, come devo dire anche da parte del sindaco, c'è un'attenzione rispetto a questo tipo di argomento. Ad esempio, cito che ha istituito una consulta di giovani tecnici che comunque vengono sempre ai quali comunque si rivolge e con la quale appunto si fa dare consulenza su determinati ambiti, e in generale l'associazionismo giovanile, ecco, viene abbastanza coinvolto. È chiaro che questo non è sufficiente, ma ripeto, la base di partenza è quella di far ripartire l'occupazione, perché giustamente quando un ragazzo supera gli studi, passano anni e anni e non trova lavoro, a un certo punto cerca altre strade, e spesso queste strade sono lontane dalle nostre zone. Ecco, poi ripeto, i fenomeni di spopolamento sono ancora forse più forti nei centri magari di montagna, o comunque nei centri non sul mare, però al contempo è preoccupante come in tantissimi paesi limitrofi sulla costa è aumentata la popolazione, invece questo non è avvenuto per esempio a Santo Stefano. Dico, quindi bisogna cercare di intervenire in tale senso. Ora ci sono delle piccole inversioni di tendenza, come possono essere per esempio, faceva riferimento giustamente Vittoria, tanti territori, terreni incolti, quando potrebbero essere comunque una fonte di ricchezza. Io fino a ieri, dico, sono stato in un'azienda qua vicino che era un terreno abbandonato abbastanza grande, che invece era riconvertito e ora produce olio, che comunque esporta, olio di qualità biologico che viene esportato insomma in Italia e non solo. È chiaro che bisogna puntare su questo tipo di prodotti, su questi prodotti di qualità, e ci sono adesso qualche giovane, io mi auguro che con la nuova programmazione, che ancora è un po' indefinita, però sembra che si voglia puntare appunto nuovamente con ancora maggiore forza sui nuovi primi insediamenti eccetera. Questa può essere una delle opportunità, anche se è chiaro che non è un terreno facile, sembra, però è un'opportunità che secondo me dovremmo sfruttare, anche perché sicuramente non si può pensare di avere un futuro nell'industria pesante, ma gli unici futuri realizzabili e sostenibili veramente sono appunto puntare sul turismo e puntare appunto sulle produzioni di qualità del nostro territorio. Grazie, Assessore Napoli. Giuseppe, io mi riallaccio sempre agli interventi che fanno gli ospiti qui in studio. Crisi generale, mancanza di opportunità, sfiducia da parte di tanti giovani che magari hanno conseguito gli studi ai massimi livelli, apatia. Quindi tutte cose, una dietro l'altra, che generano quella sfiducia nei confronti della politica. La politica come può aiutare il giovane per attrarli, ecco, a fare politica, quindi come può incentivare l'aggregazione dei giovani a livello politico per cercare di, non dico sollevare le sorti, perché questa è una magia e ci vuole tempo, però già per riattivarli anche all'interno di una comunità, perché io ritengo che bisognerebbe ripartire dalla propria città, dal proprio territorio, anche dalla terra, per cercare di creare nuove prospettive di sviluppo, come diceva anche l'assessore Napoli. Perché no, riconvertire magari dei terreni che sono incolti e cercare di sfruttare quel tipo di lavoro, quindi in questo caso l'agricoltura, e perché no, si possono creare anche delle aziende. Ecco, la politica dovrebbe anche istruire su questo. Sì, intanto diciamo che ormai è diventato un dogma, un principio, giovani lontani dalla politica, anche se questo non è un dato esatto, perché secondo gli ultimi dati Istat c'è un'inversione di tendenza, tant'è che si è arrivati, per quanto riguarda la presenza dei giovani all'interno dei consigli comunali e dell'amministrazione, si è arrivati al 21%, quindi
insomma, un margine c'è. Uno slancio c'è stato. Certo, è ancora pochissimo, se poi pensiamo anche alla presenza femminile che al momento c'è, ma soprattutto sia per le capacità delle donne, ma anche in un certo senso da questa nuova legge elettorale. Comunque, sì, la disaffezione c'è, però disaffezione, cioè non deve essere la politica che deve chiamare i giovani alla partecipazione, ma al contrario, devono essere i giovani a spronarsi, a non piangersi addosso, perché se la politica non chiama i giovani, allora i giovani debbono chiedersi, va bene, allora chiamo io la politica, mi faccio avanti io. È tutta una serie di... Poi sicuramente i giovani saranno impegnati a pensare al proprio futuro, pensano che la politica sia una cosa astratta, pensano che forse la politica sia basata su interessi personali e non sull'altruismo, perché è questa la cosa di fondo, il principio di fondo della politica. Forse distratti da tutto questo non vogliono mischiarsi e stanno con le mani in tasca, ma non perché non vogliono fare, ma stanno con le mani in tasca perché hanno paura di sporcarsi le mani in politica in base a tutti gli avvenimenti che purtroppo quotidianamente stiamo a... La politica è fatta anche di gente onesta, senza dubbio, con compromessi strani. Forse un'altra causa potrebbe essere la mancanza delle officine politiche di un tempo, le segreterie politiche. Nelle segreterie politiche ci si formava, si dialogava, si conoscevano persone, ci si confrontava, si capiva il meccanismo della macchina amministrativa. Adesso tutto questo non c'è. Esatto. Però questo non deve essere una giustificazione, cioè mancano le segreterie politiche, sì, perfetto, però bisogna in un certo modo non adagiarsi, ma... riattivarsi. Esatto. Grazie. Grazie Giuseppe, ripassiamo la parola al nostro Vittorio Alfieri. Vittorio, l'hai detto prima tu, sei un abitante di Caronia, stai a Canneto, prima hai vissuto a Santo Stefano, hai fatto le scuole a Bistretta, quindi sei l'esempio di come le popolazioni di questo territorio dovrebbero vivere la propria zona piuttosto che il proprio comune. E questo forse è stato uno degli errori peggiori che si è fatto nella nostra zona, ovvero pensare a se stessa, al proprio comune, senza ragionare in orbita territorio. Forse veramente è stato questo campanilismo uno dei problemi più grossi, se non il problema più grosso per il non rilancio della zona? Prima di rispondere, rispondo con una battuta. Sono stato un esempio positivo o negativo? Assolutamente. E allora ora posso rispondere. No, ci scherzo su, perché questo mio voler essere a tutti i costi è fortemente nebroideo. Ripeto, io in un territorio che va da Tusa quantomeno a Capod'Orlando mi permetto di ritenermi a casa mia. Se visto con certi occhi è un pregio, visto con certi altri occhi è un difetto, perché io a Caronia vengo considerato forestiero, a Santo Stefano vengo considerato forestiero, a Mistretta vengo considerato forestiero da chi non mi apprezza, viceversa chi ripone in me fiducia apprezza il fatto che io, pur non vivendo 365 giorni l'anno in un determinato posto, lo vivo pienamente quei pochi giorni, settimana o mese in cui ci sto, e non lo vivo passivamente, mi permetto di dire, ma attivamente cercando di integrarmi perfettamente con questo territorio. È assolutamente quello che dicevi tu Giuseppe, il campanilismo esasperato che ci ha fatto rimanere fermi al palo. Non diciamo che siamo indietro, ma diciamo che siamo rimasti fermi rispetto ad altri territori che hanno fatto rete, hanno fatto sistema, hanno fatto squadra. Noi non ci riusciamo a fare squadra. A proposito, anche nello sport si vede la rivalità che c'è, esasperata, perché va bene la partita, va bene il derby, va bene lo sfottò, però in certi casi proprio c'è un astio, una rivalità che oggi nel 2015 è veramente d'altri tempi. Purtroppo succede anche, succede in Serie A, questo fa capire che purtroppo questa è una mentalità sbagliata dello sport vissuto in maniera proprio
negativa. Lì è un pretesto, però, perché quando si prendono a legnate i romanisti con i tifosi dell'Atalanta c'è una rivalità nord-sud, ma quando i caronesi non possono vedere gli stefanesi mistrettesi e viceversa, ripeto, abbiamo radici comuni, non lo dice Vittorio Alfieri, lo dice la storia, lo dicono le nostre tradizioni enogastronomiche, il nostro dialetto, il nostro modo di vestire, di parlare, di camminare, i tratti somatici e quant'altro, questa è antropologia culturale che non scopriamo adesso. Oltre che nella cosa pubblica, purtroppo si vede nelle aziende private. È difficile trovare dei consorzi, delle confederazioni, delle associazioni serie, serie nel senso che partecipano alle fiere, ai bandi, alle esposizioni, fanno rete di qualunque aspetto del nostro artigianato, che in certi casi diventa arte, e questo binomio arte-artigianato sommato alle bellezze naturalistiche e quelle storiche ci dovrebbe far vivere veramente benissimo. Spero e sono fiducioso sul fatto che qualcosa stia cambiando. Adesso i campanili non sono più così alti, si sono un po' abbassati e anche le barriere, le barricate vengono scavalcate più facilmente, però ancora c'è tanta strada da fare. Tutti noi abbiamo una percentuale di responsabilità e di merito in quello che succede ogni giorno. Ribadisco che chi mi ha preceduto mi dà molti spunti, è veramente una bella trasmissione e vi ringrazio nuovamente per averla messa in piedi e per avermi invitato a partecipare. Noi non dobbiamo mai vedere le cose in maniera passiva, come se dipendessero sempre e solamente dagli altri, ma noi dobbiamo fare il passo avanti che dicevamo, anche nel fare rete, cioè chi produce prodotti caseari o chi produce ceramica o chi fa tessuti, se non lo vengono a cercare, vada a cercare lui i propri simili o chi è diverso da lui, così chi viene qua in un territorio può mangiare, visitare, ascoltare, comprare, tornare a casa, nella sua casa che sicuramente è lontana da questo territorio, e come stavolta sono venuti in due, la prossima volta verranno in 20, perché se il benessere c'è è per tutti, se la miseria c'è è per tutti, quindi stare chiusi non ha senso assolutamente. Grazie Vittorio, bellissimo, grazie. Complimenti per l'intervento. Matteo, passiamo dalla teoria alla pratica. Noi abbiamo parlato questa sera di tante iniziative che si possono fare per un rilancio del turismo, che di conseguenza può portare uno sviluppo economico a livello lavorativo, soprattutto per i giovani che purtroppo oggi si trovano in una situazione drammatica. Forse noi siamo la generazione più sfortunata in tutta la storia, penso, dell'umanità. Quindi non abbiamo molte opportunità. Tu, assessore del comune di Santo Stefano di Camastra, da dove ripartiresti? Ecco, cosa faresti nella fattispecie? Innanzitutto bisogna, come accennava Vittorio, sicuramente mettere in rete quello che già esiste, appunto, perché non dobbiamo dimenticarci che non è che partiamo da un territorio che non offre nulla o che non offre delle particolarità dai vari punti di vista, appunto, come citava lui, artigianale, artistico, gastronomico, paesaggistico. Quindi bisogna, secondo me, cercare di offrire nel modo più chiaro e nel modo più capillare possibile a vari livelli, sfruttando ora ad esempio c'è l'occasione dell'Expo, che comunque sarà un'occasione in cui milioni di persone si riverseranno in Italia e nella fattispecie a Milano, ma ovviamente tantissimi coglieranno l'occasione per girare il più possibile la Sicilia, e vi posso dire che comunque è uno dei punti, diciamo, nell'immaginario collettivo. Il problema è che molto spesso della Sicilia ci si limita a Taormina, diciamo i 3-4 punti conosciuti e famosi a livello mondiale. E questo appunto è un po' un peccato, perché ci viene a privare. Non è facile inserirsi in questi percorsi, però intanto a noi basterebbe che l'1% delle persone che vengono in Sicilia venissero nelle nostre parti, quindi non è, perché partiamo appunto da una tabula rasa, partiamo da zero, non è mai stata fatta comunque una politica turistica seria a livello comprensoriale, ecco, sia nel mio comune ma
parlo in generale. Ed è chiaro che quindi intanto mettere in rete queste esperienze e fare un po' da motore che possa aiutare affinché nuove esperienze appunto attraverso i giovani possano sorgere e possano nascere. Ciò ovviamente, ripeto, sempre tenendo presente il discorso che si faceva poc'anzi di non rimanere chiusi nei propri campanili, perché è chiaro che se quando parlo di mettere in rete parlo di mettere in rete le eccellenze mistrettesi insieme alle eccellenze caronesi, insieme alle eccellenze stefanesi, insieme alle eccellenze di Pettinese, insieme alle eccellenze di Retra, perché ci sono appunto varie ditte, varie realtà che possono offrire a quello che sono i nuovi bisogni del turista, che non sono semplicemente ora vogliono anche appunto avere dei sapori, avere un percorso, capire, cercare di essere guidati, e dalle nostre parti diciamo finora invece è stato un po' abbandonato a se stesso, cioè i turisti che sono venuti sono stati un po' sempre, almeno quando io li vedo, questa impressione che arrivano mordi e fuggi, si ritrovano, spesso hanno anche, non c'è un ufficio turistico, non sanno neanche dove prendere del materiale informativo, quindi si ritrovano un po'. Poi lasciando perdere il discorso che sembra secondario ma non lo è, appunto che è scarsissima la conoscenza delle lingue straniere e quindi questo implica anche delle difficoltà per i turisti stessi, anche solo al bar, a fare delle ordinazioni. Più di una volta io mi sono ritrovato a fare da diciamo interprete improvvisato. Però dico, ovviamente, ripeto, quindi lavorare mettendo in rete queste esperienze e poi cercare di spingersi il più possibile nella pubblicizzazione e dove non si arriva singolarmente anche a livello di territorio. E, ripeto, il punto però fondamentale è anche un livello culturale da parte nostra, che bisogna un po' uscire dalla cercare di autoeducarci a avere un tipo di cultura turistica, cioè non vedere il turista come il pollo da spennare ma di vederlo come una risorsa da farlo ritornare. Ripeto, non la vedo come una missione impossibile, anche perché da solo, senza grandissimi impegno negli anni passati, comunque c'è stato dei piccoli passi in avanti e ora vedo qui a Mistretta si sta cercando di promuovere il paese albergo. Sia a Santo Stefano sono nati diversi B&B che comunque da zero posti letto si è passati a oltre 150, e è chiaro che non sono pieni 365 giorni all'anno, però già ci sono. Dico, io nel mio piccolo cerco sempre di mantenere vivo con delle piccole attività, con difficoltà di bilancio che ci sono, però appunto con la collaborazione dei ragazzi ma anche delle associazioni si cerca sempre di mantenere tutto l'anno l'interesse vivo sulla nostra cittadina. Però è chiaro che non è sufficiente, ma ripeto che senza mettere in rete, senza riuscire a pubblicizzarsi e senza superare quelle difficoltà oggettive che ci sono, perché io penso a un turista che non si muove col proprio mezzo, qui ha delle difficoltà serie anche a spostarsi, cioè sono delle cose che per noi magari non ci facciamo caso, ma uno deve mettersi nei panni anche della persona che da fuori arriva qui e non sa niente, ecco, molte volte. Quindi insomma è un lavoro lungo che può dare frutti solo nel corso del tempo, però è l'unica, una delle poche strade da perseguire. A che ci siamo? Ne approfittiamo della tua presenza qui. Proprio parlando di turismo, a che punto è l'iter del porto turistico di Santo Stefano, che oltre che di Santo Stefano è un porto che darebbe più slancio a tutto il territorio? Sicuramente sarebbe una svolta epocale per Santo Stefano, ma per tutto il comprensorio, perché non si tratta di un piccolo porticciolo diciamo da pochi posti e barche, ma quindi sarebbe diciamo un volano per tutta l'area. Allora in questo momento sono praticamente pronti il bando per appunto che sarà un bando comunque complesso, importante, che avrà di dimensione europea visto l'importo. Però ancora si sta cercando comunque di mantenere delle relazioni bilaterali in modo da cercare degli investitori, perché chiaramente non si tratta di cifre, cioè sono cifre molto importanti, quindi anche gli investitori vogliono avere delle garanzie, vogliono ovviamente informarsi il più possibile, e non si vuole fare un buco nell'acqua facendo uscire il bando e lasciandolo deserto dopo anni e anni, decine d'anni di attesa. È chiaro che un sogno non è una cosa facile, anche se io dico
pur chiaramente non trattando io direttamente la questione, perché è il sindaco, il primo cittadino, in prima persona che è molto interessato e si è occupato sin dal primo giorno in cui è diventato sindaco appunto della questione. So che ha incontrato diversi gruppi, e gruppi ovviamente da parte da tutto il mondo, ecco. Chi vivrà vedrà, ecco, si possono sperare bene. Io mi auguro che possa diventare quantomeno l'inizio dei lavori una realtà entro il termine della legislatura. Io sarei veramente felicissimo, però da qui a darne una certezza sia sulle tempistiche sia appunto sulla fattibilità, ecco, è difficile, ci vorrebbe la palla di cristallo. Grazie. Grazie Matteo. Ritorniamo al Presidente del Consiglio di Gratano, Filippo Togaro, con te ritorniamo a parlare un po' di politica. Quando con il tuo Consiglio Comunale avete votato all'unanimità il passaggio al Consorzio Comunale dei Liberi Consorzi di Enna, che poi alla fine non si è fatto niente, è stata una bolla d'aria, nemmeno di sapore, d'aria, bolla d'aria, invisibile. Hai fatto anche un'esternazione molto forte, hai detto che quella era una risposta forte alla politica, soprattutto provinciale, che in questo territorio vedeva solo un serbatoio di voti, si presentava solo durante la campagna elettorale e poi assenza. Sei ancora di questa idea? Soprattutto, come mai hai questa, diciamo, non diciamo piena, ma questa sfiducia nei confronti della politica, diciamo, locale, quella sia regionale che provinciale? Devo dire che l'esperienza del Libero Consorzio di Enna, nonostante i risultati poi non hanno avuto riscontro, ma non credo comunque per una mancanza delle realtà locali, ma per una comuni hanno fatto il loro dovere. Totale confusione a livello regionale con il recepimento del Rio, eccetera. È stata comunque un'esperienza positiva e credo che possa rappresentare anche un punto di partenza per le tematiche che abbiamo discusso, in quanto il territorio, devo dire, è uscito, nonostante diverse posizioni, unito e coeso. E secondo me bisogna ripartire da quel passaggio, in quanto è finito l'epoca appunto del campanilismo, ma occorre più che altro ragionare in termini non tanto di territorio ma di comunità, e quindi paesi che si identificano negli stessi valori, nelle stesse tradizioni, come diceva Vittorio, che possono rappresentare per noi solo un volano fondamentale per il rilancio di una zona totalmente depressa. La mia considerazione sulla politica la sottoscrivo ancora oggi, in quanto nonostante dal punto di vista amministrativo facciamo parte della provincia di Messina, io non mi sento assolutamente messinese, non mi sono mai sentito rappresentato a livello politico da nessuno della provincia, non ho mai visto un politico provinciale a Raetano, parlo della mia esperienza, e quindi quella decisione di aderire... Di passaggio per i traghetti. Per quanto riguarda invece quella decisione, era sicuramente una decisione di politica ma anche di protesta, devo dire. E ci siamo espressi come consiglio all'unanimità e devo dire che comunque è una possibilità che non è finita, diciamo, nel mese di novembre, ma credo che nei prossimi mesi, anzi da quanto risulta da alcune indiscrezioni, si dovrebbe ritornare a discutere di liberi consorzi e ridefinizione amministrativa della regione. C'è da dire, certo, parlare di futuro, parlare di speranza o comunque dare speranza a giovani, ci sono anch'io in questi giovani, di un futuro migliore è difficile. Basta vedere i dati riguardanti la disoccupazione, che in Sicilia siamo su oltre il 40%, viene una difficoltà dovuta al fatto che non sempre gli strumenti che comunque ci sono già adesso vengono utilizzati in maniera efficace da parte degli organi. L'esempio più lampante è la Garanzia Giovani, un progetto finanziato dall'Unione Europea con incentivi alle imprese per le assunzioni, con lo sgravio di contributi, dove il datore di lavoro può assumere un giovane domani stesso a costo zero. Ma anche qui riscontriamo un ritardo notevole da parte degli uffici che è sicuramente allarmante. Comunque le basi su cui ripartire credo ci siano, già questo nostro territorio gode di entità importanti che hanno già dato lustro e risalto a livello mondiale alla nostra zona, mi riferisco alle opere della Fiumara d'Arte che sono conosciute in tutto il mondo e quindi che possono essere anche un punto di forza su cui basarsi.
La speranza è che tutti noi qui presenti e comunque le amministrazioni che rappresentiamo siano unite da uno stesso valore, da uno stesso scopo, che è quello appunto di rilanciare un territorio totalmente mortificato nel corso degli anni, ma che comunque dispone di bellezze paesaggistiche, di tradizioni importanti, che purtroppo ancora oggi vengono totalmente, diciamo, oscurate dall'informazione e dai circuiti turistici che vi sono fino adesso. Grazie Filippo. Gianfranco, i comuni di questo territorio, quindi parliamo di piccoli comuni, sono stati e sono tuttora trascurati, trascurati dalla provincia, trascurati dalla regione. Non parliamo poi del governo centrale, Roma, che neanche sa dove siamo e molti non sanno neppure che esistiamo, ecco. Secondo te perché? Come si può tamponare questa emorragia? Ecco, come si può invertire la rotta? Come si può intervenire? Ecco. Io ti ringrazio per avermi fatto questa domanda. Come avevo detto poc'anzi, abbiamo costituito di recente in ANCI un ufficio Europa. Io sono dell'idea che sicuramente il governo nazionale e il governo regionale hanno poca attenzione nei confronti dei piccoli centri, e il fatto, ce lo dice i continui tagli che ci sono, c'è anche una difficoltà anche ad amministrare. Però vorrei anche sottolineare un fattore che credo sia abbastanza importante. L'Europa, la Comunità Europea, ci sono una marea di bandi, tantissimi bandi che l'Europa, ma anche il governo nazionale, anche il governo regionale, mette a disposizione dei comuni. Ovviamente per far sì che un comune possa aderire, possa avere un determinato finanziamento, c'è bisogno di uno studio approfondito. Noi recentemente abbiamo avuto sull'edilizia scolastica, ci sono stati dei fondi, il progetto Jessica, il fondo Jessica è scaduto il 30 novembre sull'illuminazione pubblica, abbiamo avuto il progetto Scuole Belle, Scuole Nuove, Scuole Sicure, questo del governo nazionale, abbiamo avuto il progetto 6.000 campanili, abbiamo avuto diversi progetti sugli impianti sportivi. Ora dico io, non sono più i tempi di una volta, mi rendo conto, ma le cose ci sono, i bandi ci sono, c'è bisogno di professionalità. Io lo ripeto fino alla nausea, con l'approssimazione e con la superficialità non si arriva da nessuna parte, si viene tagliati fuori. Oggi come oggi, anche un consigliere comunale deve essere preparato, figuriamoci chi amministra, ma anche un consigliere, bisogna essere preparati, bisogna studiare, bisogna informarsi, bisogna essere dotti su tutto quello che ne concerne, riguardo tutto quello che ruota intorno alla regione. Queste sono cose importanti perché ogni treno che passa e un comune non lo prende è un'occasione persa per l'intera comunità. Io mi sono speso diverse volte, come abbiamo, dico, erano tutti qui presenti. Nel mese di settembre ho organizzato a Pettineo un incontro che è stato promosso da ANCI Giovani Sicilia, dove hanno partecipato. Dove siete anche venuti voi, dico, Sì. avete fatto anche un servizio, dove sono state enunciate una marea di opportunità che c'erano per i comuni. Purtroppo non tutti i comuni hanno colto questa opportunità. Io ve ne dico soltanto una: il 31 gennaio è scaduto il PAES, il PAES sarebbe il piano di azione per l'energia sostenibile. I comuni che non hanno presentato questa documentazione hanno perso dei finanziamenti e adesso nel prossimo futuro l'Europa metterà a disposizione dei comuni tanti finanziamenti che riguardano l'energia e i comuni che non saranno dotati di PAES saranno tagliati fuori e questo è un dispiacere. E questo è un dispiacere. Auguriamoci che ci sia una maggiore presa di coscienza, un maggiore impegno e io dico sì, sicuramente i governi nazionali e regionali dovrebbero mettere la lente di ingrandimento sui comuni, dovrebbero agevolare gli amministratori, però anche gli amministratori devono attivarsi maggiormente per cercare di non fare scappare importanti opportunità di sviluppo che possono portare giovamento in un periodo come questo che dimagra e che ovviamente non possiamo permetterci di perdere dei treni. Ogni occasione è importante. È importante. Grazie. Grazie. Grazie Gianfranco. Bene, ci apprestiamo ormai siamo arrivati alla conclusione. Questa è stata una bella trasmissione perché si è capito benissimo che la politica non è quella che pensiamo
come, diciamo in maniera anche volgare, la politica partitica. Qua la politica è il fare, stare in mezzo alla gente, la politica è sociale soprattutto. L'uomo è animale politico, diceva Aristotele, quindi nel momento in cui si sta in mezzo alla gente, quella è politica. Nel momento in cui tu discuti con il tuo vicino di casa, quella è politica. Nel momento in cui stai in mezzo alla gente e parli di un problema, quella è politica. Poi quella che fanno a Montecitorio, a Palazzo dei Normanni, quella è un altro tipo di politica che non ci riguarda. E questa sera diciamo che da questi ragazzi che fanno politica e non hanno... avranno i loro partiti di appartenenza e di simpatia ovviamente, però non hanno una tessera di partito che li rappresenta, ma nello stesso momento non sono qui, non si sono presentati come UDC, PDL, PD, ma si sono presentati come amministratori e ragazzi che lavorano e soprattutto rappresentano coloro che si impegnano nella cosa pubblica, nella propria città, che non ha colori politici. Questo dimostra che la politica la possiamo fare come servizio della società. Ringraziamo questi ragazzi che ci hanno parlato di tante sfaccettature, non si è parlato di un singolo argomento, si sono parlati di tante cose che riguardano questa zona e vi ringrazio vivamente, ringrazio Gianfranco per l'input che ci ha dato e poi anche gli altri ospiti. Io ringrazio ovviamente i telespettatori, ringrazio Emanuele la regia, il nostro cameraman di questa sera Andrea Gaglio e vi rimando al prossimo giovedì con un appuntamento sempre fisso con i fatti nostri. Ci vediamo giovedì prossimo con un'altra puntata. Buonanotte a tutti. Arrivederci. Arrivederci.